di regia come la voleva Conte per l'amministrazione e gestione degli aiuti europei, dall'intervista e dalle cose che ci sta dicendo Marcucci, è, come dire, tramontata? Quindi questo può essere un punto segnato dal PD, dice Marcucci, ma anche da Renzi? Sì, sicuramente direi che lui è stato, diciamo così, rintuzzato in questo suo progetto. Però innanzitutto non si sa quanto in realtà il progetto fosse suo e quanto poi fosse in realtà suggerito dalle cancellerie europee, che sono poi quelle che daranno questi soldi. E soprattutto io non so, vista la litigiosità della maggioranza, quanto sia una buona notizia. Mi spiego, io credo che Conte abbia abusato dei propri poteri, però io non me lo figuro come un aspirante dittatore, me lo figuro più che altro come il capitano di una ciurma che si ammutina ogni 10 minuti. E quindi non può. Qual è il dramma di Conte? È che governa sulla base di una maggioranza della quale non si fida. E io francamente non lo ritengo un allarmista non fidarsi di questa maggioranza, perché questa maggioranza ha il vizio, il peccato originale di essere nata non sulla base di un progetto comune, non sulla base di un cartello elettorale, ma fra partiti che si sono combattuti. Si sono detestati al punto che una parte del partito, i renziani, sono usciti dal PD e, diciamo così, per tirare avanti in virtù delle loro debolezze e difficoltà, poi si sono messi insieme. E quindi Conte, che è meno sprovveduto di quanto sembri, sa benissimo camminare sulle sabbie mobili. E con questa supercommissari voleva tutelare la propria azione di governo, con il cappello delle cancellerie, che sono poi quelle che le tengono in piedi, e probabilmente anche del Quirinale. Anche se sulla cabina di regia hanno fatto sapere, sì, anche se sulla cabina di regia strutturata in quel modo ha fatto sapere sia il portavoce della Commissione europea, sia lo stesso Gentiloni, che non c'è nessuna prescrizione, Cosa dovevano dire? Negli altri paesi spesso, in molti casi, è il Ministero dell'Economia, il governo che gestisce. Poi c'è una struttura che, come dire, fa monitoraggio e si assicura che ci siano i tempi giusti. Più o meno è questo. Chiedo anche a Crosetto se è tramontata. E poi però vi faccio sentire Gualtieri, che invece dice che no, che una cabina di regia serve. Crosetto?